Presidente Celin. Buongiorno Presidente, come va? Buongiorno Giancarlo, bene, di salute e anche di lavoro. Bene. Grazie. L'Angaisa sta bene? Angaisa sta bene, come sempre impegnata, soprattutto sulla prospettiva, ma comunque tutto ok. Nei giorni scorsi ho intervistato due tuoi colleghi, cioè Cesare Franchi e Tiberio Capriotti, e hanno voluto segnalare che il lavoro fatto da Angaisa, soprattutto nei tempi di Covid, è stato eccellente e preziosissimo. Sei contento? Assolutamente sì, fa piacere. Direi che è un riscontro un po' anche aspettato perché indubbiamente a partire dal dottor Opizia, la segreteria, comunque nel periodo c'è stato un gran lavoro, una grande attenzione e direi anche una grande vicinanza in termini di supporto nei confronti degli associati. Quindi fa piacere, ma direi che abbiamo centrato l'obiettivo. Senti, ma te la sentiresti oggi di annunciare che il prossimo meeting Angaisa sarà con presenza fisica? E garantirlo no, però dire che siamo molto molto vicini a questa ipotesi, sì. Dico semplicemente che già il 15 luglio, nella riunione che avremo con gli associati del Piemonte, la faremo in persona. E quindi questo dovrebbe essere, come dire, lo start-up per poi ritornare alla vecchia normalità. Ci siamo dati un obiettivo, una data ultima che è inizio settembre per definire o comunque fugare ogni dubbio, ma io credo che sia ragionevolmente assolutamente credibile che possiamo farlo in persona. Chiaro, la variante variabili non la gestisce sicuramente Angaisa, se però, come sembra, la positività che viviamo e si trasferisce in termini di continuità, penso che sarà assolutamente così. Bene, mi segno questo 15 luglio, visto che venite dalle mie parti, magari vengo a rompervi le scatole. Assolutamente sei invitato e ti aspettiamo con piacere. Benissimo, allora adesso diamo i numeri, come suol dirsi. Allora, Ok. c'è sempre questo derby tra ITS ed elettrico, che quest'anno vi vede, insomma, con un bel filotto, insomma. Qua dicono quelli dell'elettrico che voi siete privilegiati da quello che ha fatto il governo. Noi siamo l'Italia, stiamo vincendo. Ah, ecco, vedi, beh, ti piace vincere facile allora. Vedremo le prossime settimane, ma auguri a tutti ovviamente. Allora, dimmi il numero del progressivo 2021. Sì, allora, ancora sempre i due dati, sai che a noi piace come tutti confrontarci col 19 con il 20. Partiamo dal 2020, il dato di consuntivo dei primi 5 mesi, quindi maggio, è un 54,51, insomma, 54% in più rispetto ai pari mesi 2020. E fin qui ti piace vincere facile. Sì, credo che siamo un pochino più avanti dei nostri cugini, ma insomma, credo che tutti e due i settori stiano andando molto bene. Il dato invece ancora più significativo sul 2019 è un 20,90, diciamo anche pure tra il 20 e il 21%. Quindi è un dato assolutamente positivo, influenzato da tutta una serie di come dire, positività che sono scaturite da subito, vorrei dire tolto gennaio, in parte febbraio, poi di fatto il mercato sta andando molto bene. Allora, dicono un po' tutti che ci sarà questo problema dell'approvvigionamento, ne avevamo già parlato nei mesi Non scorsi, e poi interrompo per dire, non ci sarà, c'è. ecco, peggio ancora. E poi c'è quest'altro problema, da segnalare questo altro fenomeno dei continui ritocchi ai cataloghi perché aumentano i prezzi, insomma, Certo. di conseguenza. Allora, come sta andando in questo senso Ah, la vostra? questo è un problema molto serio che nasce sicuramente in primis dagli aumenti repentini di listino, in parte mi espongo, in parte anche ingiustificati, ma comunque stiamo subendo delle variazioni anche di due aumenti di listino sulla stessa marca nello stesso mese, quindi difficile da gestire, difficile da condividere con gli installatori, difficile da
come attività di preventivazione, perché capisci bene che un cliente che si vede un preventivo di 10 che poi diventa 12 e nell'arco di 20 giorni o 40 giorni che siano, vengono meno un po' tutte le convenzioni. Noi tipicamente, credo tutti, operiamo con preventivi con validità 30 giorni e oggi dire validità 30 giorni si rischia un bel po'. Quindi c'è un problema grosso, che poi diventa una difficoltà legata al fatto che il reperimento dei prodotti finiti è una situazione di crisi. Vale per le pompe di calore, vale per le caldaie di un certo tipo, comincia a essere un problema anche sulla climatizzazione, ma questo è anche legato alla stagionalità, e vale anche per prodotti più banali, come scusa, banali, più tradizionali come gestione a stock, e quindi tutta l'induzione piuttosto che la tubazione sotto traccia. È un bel problema, un problema molto serio che stiamo subendo tutti nelle riunioni che stiamo facendo come Angaisa nei confronti degli associati, parlando di osservatori delle province e quindi anche con l'aiuto del CRESME di Bellicini. Questo è un fenomeno che ormai si sta studiando da diversi osservatori e si stanno, insomma, monitorando i dati. Le stime più coraggiose dicono che probabilmente tra ottobre e novembre forse ci sarà un ritorno a una sorta di normalità. Ma potete solo attendere supini, insomma, non potete farci nulla. Io credo che, guarda, credo che possiamo farci ben poco se non ovviamente monitorare, avere un po' di attenzione sia come azienda che come associazione. Ma quando capisci o condividi il fatto che questa situazione è dovuta un po' dal monopolio di alcuni continenti, vorrei dire più che paesi, perché insomma la Cina sta dominando e sicuramente governa. Diciamo che si legge Africa, in realtà si dovrebbe chiamare Cina, e quindi giacimenti e quant'altro sono, poi hanno crescite di PIL che sono esponenziali, perché mi risulta che la Cina in questo momento stia crescendo dell'8,5% come PIL, e quindi è in fortissima ripresa con consumi interni. È chiaro che l'esportazione verso i paesi che fanno manifattura, quali siamo noi, diventa problematico. Gli stessi gruppi automobilistici fanno fatica ad approvvigionarsi. Mi risulta che più di qualcuno abbia stabilimenti fermi perché non ricevono le plastiche, il polimero per fare le plastiche. Quindi c'è un problema generalizzato. È anche vero, ma questo non per giustificare, che credo che l'uscita dalla pandemia in termini di programmazione di forecast da parte delle produzioni fosse difficile. E forse stiamo subendo tutti un effetto positivo in termini di consumo e di richiesta di materiale che non era pianificato. Quindi, poi la sostanza è che tutti i giorni siamo in difficoltà perché, come ripeto, l'installatore, l'artigiano che si espone nei confronti del committente dicendo che il preventivo è 10, 15 giorni dopo deve andare a dire che è 12. Certo, vabbè, questo è il lato oscuro della vicenda, insomma. Sì, è il lato, insomma, che avremmo voluto tutti evitare. Poi sappiamo tutti che un po' di aumento di listino fa anche un po' di inflazione, fa comodo. Così è una condizione esagerata e torno a dire un po' quello che dicevo prima, secondo me c'è anche un pochino di speculazione. Senti, Enrico, possiamo dire di godersi questo momento comunque. Certo. Va bene, senti, abbiamo altro da dire? No. No, io direi che forse l'unico commento in più, giusto per arricchire ancora questa occasione, è che anche giugno mi risulta, io ho avuto una riunione l'altro giorno in Angaisa, mi risulta che anche giugno stia andando molto bene, quindi direi che cominciare a ipotizzare che il primo semestre del 2021 rimanga su questi livelli è una positività importante che per qualsiasi imprenditore credo che sia un momento di, non dico di entusiasmo, ma sicuramente di serenità nel proseguire i propri piani di investimento, le prossime attività senza timori particolari. Per
Poi le conferme che arrivano anche dal PNRR e quant'altro favoriscono sicuramente questo clima di fiducia. Quindi bene. Bene, bene, ti ringrazio Enrico, ci diamo appuntamento alla metà luglio come al solito, prima delle vacanze insomma, Certo. speriamo di continuare col sorriso sulle labbra come mi pare, anzi quasi una risata insomma, in questo momento non ce lo saremmo aspettato. Va bene, grazie Enrico, buona giornata. Grazie Giancarlo e alla prossima, buona giornata anche a te.